Buongiorno. Allora, oggi vi faccio vedere come cucino i carciofi. Guardate, guardate che belli. E utilizzerò anche come dice, i gambi, poi vi faccio vedere perché non butto via niente io. Allora, chi mi segue e chi ha visto i miei video precedenti sa che sono a dieta, purtroppo sono a dieta perché sono ingrassata durante le feste. Allora, vi faccio vedere come utilizzerò questi carciofi per la dieta, utilizzando anche i gambi. Ovviamente con i gambi farò una ricetta sia per me che sono a dieta che per i miei familiari che non sono a dieta, loro possono mangiare quello che vogliono. Vi farò vedere che cosa farò, guardate che belli questi carciofi, vi farò vedere che cosa cucinerò. Allora, sto pulendo i carciofi, vedete? Ho tolto questi altri carciofi qua che sono quasi già puliti, ho tolto le foglie più esterne e ho tagliato i gambi. Adesso con il coltello andrò a tagliare, diciamo, questa parte qua, con un coltello un po' più grande, andrò a tagliare questa parte qua e i gambi andrò a pulirli sempre con il coltello. Adesso vi faccio vedere. Io li lascio così, un po' rustici, vedete? Questa parte qua non la tolgo perché è buona, perlomeno per me è buona, quindi io sono rustica e quindi questa parte qua non la tolgo. Ho tolto la parte, diciamo, le punte. Adesso con un coltellino cercherò di togliere questa parte centrale dove c'è la barba del carciofo e poi mi accingo a pulire anche questi. Allora, ho tolto tutta la parte interna, vedete con il coltellino, ho tolto tutta la barba. Adesso li ho messi in una bacinella con del succo di limone, ho spremuto mezzo limone, vedete? Ok, e anche i gambi li ho puliti, ho tolto la parte più esterna, più coriacea, e adesso li lascerò in ammollo fino al momento in cui non li cucinerò. Intanto mi sono preparata anche il prezzemolo tritato, 2 spicchi d'aglio che adesso pulirò. Ho sciacquato per bene i carciofi dall'acqua acidulata. Adesso all'interno di ogni carciofo vado a mettere un pezzettino, 1 o 2 pezzettini di aglio, vedete, 1 e 2 pezzettini di aglio, e un po' di prezzemolo spingendo fino in fondo ecco qua, vedete? Con il dito e così farò con tutti gli altri carciofi e li metterò uno vicino all'altro in questa pentola abbastanza capiente. Ho messo i carciofi uno vicino all'altro con il prezzemolo e l'aglio, ho messo anche, vedete, i gambi che avevo pulito. Adesso vado a mettere ad aggiungere acqua fino a questa altezza qua dei carciofi, vedete? Poi metterò un dado vegetale. Io non metto l'olio. Allora, generalmente ci va anche un bel cucchiaio abbondante di olio. Io non ce lo metto, metto solamente acqua e dado e al limite un po' di peperoncino. Ecco, lo vedete il dado che ho messo? Poi ho messo l'acqua fino a, vedete, fino a 3/4 del carciofo e ho messo il peperoncino. E adesso metterò a cuocere, penso per una trentina di minuti, poi al limite, poi farò una prova, magari togliendo così una foglia del carciofo e assaggiandolo, oppure con la forchetta vedrò se sono cotti i gambi, comunque diciamo una trentina di minuti. La cottura dei carciofi sta andando avanti, scusate il vapore, ma purtroppo comunque si vede, no? Stanno cuocendo per bene, penso un'altra ventina di minuti. I carciofi sono cotti, poi vi faccio vedere con i gambi quale altra preparazione farò. A dopo. Allora, questi sono i gambi cotti dei carciofi, adesso li taglierò a fettine. Li ho messi in una padella antiaderente con un bel po' d'olio che sta vedendo d'oliva, adesso li faccio soffriggere. Quando saranno ben soffritti, sbatterò 4 uova, un pizzico di sale e farò una pizzata con i gambi di carciofo.